Oggi questa manifestazione è dedicata praticamente contro lo sblocco Italia. L'Italia del cemento è ormai dietro l'angolo, perché siamo arrivati ad uno sblocco Italia che è qualcosa di molto più pericoloso. Invito in particolare i cittadini di Montesano a prestare attenzione a questo territorio che praticamente per la terza volta è stato gettonato anche nello sblocco Italia con un intervento sul Tarpiano per le perforazioni petrolifere. Signori, lo sblocco Italia sblocca tutto, cioè non ci saranno regole praticamente, si chiama appunto sblocco e regole. Io appena è uscito il provvedimento come decreto l'ho letto e devo dire la verità, la stazione elettrica non è riconducibile a questo, diciamo direttamente allo sblocco Italia, ma dicevo poc'anzi col sindaco di Napoli, è riconducibile praticamente alla velocità con cui questi provvedimenti potranno essere presi. Siamo riusciti a stopparla, a bloccarla, sia con mobilitazione dei cittadini, sia con grande lavoro comune con lo sindaco di Montesano. Siamo riusciti praticamente in qualche modo in 3 anni tra vicende e battaglie giudiziarie e battaglie vere, diciamo, battaglie di presidio. È nato un presidio da circa 3 anni lì, in effetti, da quando ci siamo accorti dell'esistenza e dell'inizio di questi lavori. Dicevo, al di là della stazione elettrica, cittadini di Montesano, voi sapete che abbiamo anche un altro grande regalo che noi abbiamo fatto alle opere strategiche nazionali, praticamente la centrale di pompaggio SNAM sul Tarpiano, in un bacino imbrifero che ha 3 inghiottitori che alimenta praticamente, collabora e alimenta le sorgenti di Montesano. Dicevo poc'anzi, sindaco, questo è il paese dell'acqua e la nostra battaglia sia per l'Eterna sia contro la SNAM, perché dovranno regalarci un altro metanodotto praticamente sul territorio che verrà a Bussendo, praticamente mina soprattutto la nostra acqua. Questa è la difesa dell'acqua. Montesanesi, vi chiedo, lo siete stati sempre molto vicini, ci sono dei momenti alterni, dei momenti diciamo più pacati, diciamo, è come dire praticamente vabbè, vanno avanti loro, stiamo calmi noi. Questo è il momento di non stare più calmi, perché purtroppo Montesano è assediato per la terza volta in queste iniziative sul territorio con lo sblocco Italia, con le perforazioni in località Tarpiano. Credo che da questo incontro, diciamo, abbiamo dovuto fare un incontro un po' diverso, che non sia quello del convegno, delle relazioni, del lasciare i cittadini seduti che ascoltano e basta, o quantomeno intervengono solo in un semplice dibattito, ma in effetti una volta date le presentazioni, poi dopo passerò la parola al sindaco per i saluti, ci organizzeremo in tavoli di lavoro che ci consentirà praticamente in 4 tavoli di lavoro. Uno sulla comunicazione, l'altro sullo sblocco Italia che è rivolto alle istituzioni, l'altro praticamente sulle proposte e l'altro la difesa al diritto praticamente. Cioè dobbiamo difenderci, dobbiamo capire come difenderci, come organizzare praticamente la nostra difesa sui territori. Volevo chiudere questo mio intervento. Questa è la terra dove Carlo Pisacane ha perso la sua vita, morì a Sanza, ma ha combattuto anche a Montesano nel 1857. La spicolatrice di Sapri non è di Sapri, ma era una montesanese, era Rosa Perretti. Da studi recenti fatti dal professore Fusco, Felice Fusco di Sanza, era praticamente una ragazza di 18 anni, una ragazza sposata che era andata a spicolare il grano nella contrada a Catassano. Cittadini di Montesano, sapete, Catassano è qua vicino. Quindi era una nostra conterranea. E per lei, che ha perso la vita praticamente in quei momenti, vogliamo che si dica un mogole, ci si dedichi praticamente a fare un'attività
di battaglia, un'attività di lotta, lotta pacifica, ma lotta è, perché credamente il modo con cui ci è arrivato questo provvedimento, non bisogna praticamente poterci girare intorno, ma bisogna praticamente abbatterlo in qualsiasi modo. Grazie.